Migliorare l'assistenza sanitaria sul territorio partendo dai medici di medicina generale, punto di riferimento principale dei pazienti. Liberare tempo per una medicina generale impegnata nel miglioramento dell'assistenza è infatti il tema del 12° congresso regionale della SIMGEO, la società di medicina generale che ha preso il via in città. Una a 2 giorni che vedrà raccolta i medici di medicina generale di tutta la Sicilia a confronto sugli aspetti legati alla loro professione, sull'approfondimento dell'appropriatezza diagnostica di alcune patologie, le novità nelle cure, ma soprattutto per rivedere un nuovo ruolo del medico di famiglia, dell'assistente di studio, dell'infermiere e del cittadino. Ma c'è un tema fondamentale, che è quello del recuperare tempo, che ha dato origine al titolo del nostro congresso. Recuperare tempo perché? Perché i medici di famiglia ritengono che il rapporto con il proprio paziente, quindi il rapporto medico-paziente, sia fondamentale e che necessiti del tempo giusto per essere sviluppato. Purtroppo il carico burocratico, l'organizzazione del lavoro non ancora perfetta, lascia poco tempo, o perlomeno il tempo che noi desidereremmo avere. Bene, noi dibattiremo in questo congresso, tra le tante altre cose, come organizzarci, non soltanto noi, ma come organizzare i nostri collaboratori, dal collaboratore di studio all'infermiere, ma anche con la collaborazione del cittadino, per risparmiare quel tempo necessario a dedicare al rapporto tra noi e i nostri pazienti. I piani terapeutici da chimera a realtà, le opportunità per la rete di ricercatori siciliani, le prescrizioni e la continuità ospedale-territorio, le malattie diverticolari e uroneofrologiche sono solo alcuni degli argomenti affrontati. Io penso che il medico di medicina generale adesso abbia le competenze e le capacità per poter affrontare in prima istanza i problemi urologici del paziente, visitare il paziente, coinvolgerlo e a partecipare ai programmi di visita, di screening, di controllo e relazionarsi con lo specialista per quelle opportunità, per quelle situazioni, per quei casi che sono un po' più delicati. E allora è opportuno che sia prima il medico di medicina generale che visiti e inquadri bene il paziente e accompagnarlo con una relazione allo specialista per selezionare i casi più importanti. Questo perché? Perché intanto è il nostro ruolo quello di intercettare i bisogni della gente, quindi di parlare direttamente con i nostri assistiti, con le persone che vengono nei nostri studi, soprattutto per evitare di ingorgare, di intasare gli studi degli specialisti, ma anche perché no, risparmiando risorse in termini economici, in termini di tempo e in termini anche di guadagno della salute delle persone che hanno questi disturbi e che potrebbero invece perdere tempo nel raggiungere una diagnosi quantomeno opportuna, quantomeno precisa.